Siamo con Dario Cosmi, classe 88, difensore centrale nella passata stagione in forza alla Sorianese. Quest'anno c'era stato un approccio iniziale con la Caninese, poi è arrivata la chiamata del Bolzena e quindi sono qui oggi per firmare col Bolzena. Arriverò oggi pomeriggio dal segretario e mettiamo questa firma, dai. Con il Bolzena del presidente Finocchiaro. Perderai una categoria se tutto andrà in porto, ti dispiace un po' questo? No, questo non è importante. L'importante è trovare una società seria e una buona squadra. Molti componenti della squadra già li conosco, per cui ho tanta voglia di iniziare. Mi godo ancora una decina di giorni di vacanza e poi sono pronto per iniziare. Allora, un pochino chi è Dario Cosimi? Il tuo curriculum, sei romano, un po' tutto. Io sono romano, ho iniziato le giovanili con la Lazio, che è la squadra del mio cuore, per poi passare al Save, che è una squadra dilettantistica, però con un buon settore giovanile, e poi dall'età di 14 anni mi sono trasferito a Terni con la Ternana, dove ho fatto dai giovanissimi nazionali fino alla primavera. E poi dopo ho avuto un precontratto e ho iniziato a girare tutte le categorie dilettantistiche, dalla Serie D alla promozione. Ho giocato a Monterotondo, ho giocato in eccellenza a Modena, ho giocato in eccellenza nel Lazio. Poi promozione Umbra 2 anni e l'anno scorso una parentesi alla Sorianese da metà anno. C'è stato qualche treno perso, Dario, in questa carriera? No, io sinceramente non cambierei niente perché sono una persona seria, ho sempre dato tutto, per cui credo che doveva andare così, non sono riuscito a sfondare, però sono soddisfatto insomma di quello che ho fatto, ho avuto tante soddisfazioni da quando gioco, non rimpiango nulla. Ecco, per sfondare che serve magari? Fortuna, persona giusta e ma io credo situazione. Credo che servano tante componenti, sicuramente stare a posto con se stessi. Come ti dicevo prima, io non mi rimproverò niente per la mia serietà. E poi è chiaro che servono spinte, bravure. Io credo che arriva a un livello che a parità di bravura siano in tanti, e poi arriva chi sta al momento giusto, al posto giusto, chi è serio, chi ha la testa e chi ha la spintarella in più, insomma. Hai lavorato qualche giorno con la Caninese, che ambiente hai trovato? Beh, con la Caninese sono stato pochi giorni, per cui non voglio dire molto. Anzi, voglio dire solo che ho trovato un grande allenatore, il mister Centauro, che oltre ad essere un allenatore preparato è pure una brava persona, e quindi gli faccio il mio in bocca al lupo più grande, insomma, per quello. Poi con la società non voglio dire niente, insomma. Ti segue nella doccia Ezio Piacentini un pochino, per qualche esatto, contatto. Per me Ezio. Il tuo rapporto con Ezio? Il mio rapporto con Ezio da quando giocavo a Terni, mi chiamava per portarmi in giro nei paesi dilettanti, nelle squadre dilettantistiche, e devo dire con lui mi sono sempre trovato bene perché è una persona seria e un uomo di parola, per cui continuo il rapporto con lui. Un passo indietro, ricordiamo ecco, la seconda fase della scorsa stagione, a Soriano come andava? A Soriano è andata che ho trovato un gruppo importante e devo dire che forse è una delle squadre più forti con cui ho giocato a livello dilettantistico, pure più delle squadre di Serie D. L'unica cosa, non sono riuscito a trovare grandissimo spazio perché logicamente avevo due giocatori molto bravi davanti come Cavallaro e Merelli, però devo dire tutte le volte che sono stato chiamato in causa ho dato il meglio e penso di essere andato bene. Concludendo, Dario, se andrà in porto questo discorso Bolzena, che stagione ti aspetti? Cosa speri di dare? Okay. Io ho una grande voglia di riniziare perché, come dicevo, l'anno scorso ho giocato e non giocato, quindi già da quest'estate mi sono tenuto pronto e niente, mi aspetto una buona stagione con una squadra giovane, però conosco molti componenti, come dicevo prima, come Ceglia, Pecci, Pellegrini. E quindi niente, non vedo l'ora di iniziare, spero di fare più presenze possibile e farmi apprezzare da Bolzena per la persona e soprattutto per il giocatore. Bene, grazie, bocca al lupo. Grazie a te, grazie. Grazie.